Allora io inviterei sul palco. Grazie messere. Fabrizio. Grazie. Fabrizio, che adesso abbiamo una ragazza che è sì, poco tempo che... la più piccola del gruppo che si è esibito fino ad ora, è la più piccola del gruppo, è poco tempo che canta canzoni romane. Ma com'è sta passione, anche i bambini cantano canzoni romane? Ma tutti, ma devono nascere con la musica romana nel cuore, no? Perché in fondo poi, come si dice, sei nata a Roma e sei romano. E sei romano. Oh. Ilaria Teti. Ilaria, prego! Accompagnata da Alfredo Saullo. Ringraziamo ancora Alfredo che, tra le altre cose, tra poco toccherà anche lui esibirsi. Gli diamo sempre sto cavo ad Alfredo. Aspetta, faccio tutto. Colpa d'Alfredo. Colpa di chi. Senti Ilaria, cosa canti? Allora, Serenata Sincera. Puoi anche parlare. Serenata Sincera. Questa è una canzone molto antica, del 1936, pensa. L'ha scritta uno che aveva un cognome, sembra russo, invece no. Era d'origine polacca. Nato a Napoli e romano d'adozione. De Levischi. Pensa. Però è una canzone stupenda. Beh sì, è una serenata classica. Allora, tra l'altra cosa abbiamo una dedica su questa canzone. Sì? A Checco e Piera per il 60° anno di anniversario, credo che sia. Anniversario, penso anniversario, di sì, sì, del matrimonio. Un anniversario, in due è un anniversario. Eh sì. Se era uno era un compleanno. Sì, dice Checco, annina mia, c'ho una smania, andiamo via. Con sto canto e con sto vino fabbricavamo un ragazzino, questo 60 anni fa. Potete mettere il microfono d'Alfredo un po' più lontano dalla fisarmonica, verso la mano destra. Ho fatto più chilometri io che Coppi. Sì, te pare bello. No. Bene, siamo quasi pronti. Eccolo qua. Questo allora... è tutto, come si dice, rigorosamente tutto dal vivo e non dal morto, perché sennò non è tanto bello. Certe cose ne puoi fare attacca, stacca, attacca, attacca questo, stacca. Beh, quello. Ti taglierebbe sti fili io stasera. Alfredo, la voce di Ilaria Teti in Serenata Sincera. Malinconia del sole, canto a te che non vuoi bene a me. Canteno nell'aria le parole, che sono quelle parole che non vorrei sapere. Me dice sempre il cuore, sta zitta e non parla, nemica dell'amore è la sincerità. Ma quando tu me guardi, io non so più mentire, te voglio tanto bene e te lo voglio dire. Pallida la faccia gialla luna, penso a te che non vorrei vedere. Perfida sei tu come nessuna, però come nessuna te sei legata a me. Mi dice sempre il cuore, sta zitta e non parla, nemica dell'amore è la sincerità. Ma quando tu me guardi, io non so più mentire, te voglio tanto bene e te lo voglio dire.
Serenata sincera, Ilaria Teti. Adesso io inviterei sul palco Lanfranco Gianzanti. Che è successo? Canta pure lui? Canta Lanfranco. No, no, per carità, non fate cantare. Fatelo scrivere, ma non fate cantare. Presentiamo Lanfranco, vieni Lanfranco. Lanfranco, prego. Lui è autore di molti brani romani. Ilaria, ma un applauso che abbiamo fatto. È una, perché... infatti... Ilaria, scusa, posso chiederti una cosa che non si dice mai, però io sono curioso. Ma quanti anni hai? Quasi 17. Pensa un po', ragazzi, 17 anni. Continua così comunque. E in bocca al lupo per tutto. Io, grazie a te. Io approfitterei invece per lasciarla un attimo. Sì, Fabrizio, allora lasciamo d'accordo. Perché Lanfranco è un grande autore di canzoni romane. Alba Amici ne ha cantato tante. Roma da Pamertevere, lo spirito di Roma, l'immagine d'amore. E non solo. Anche Fabrizio ha fatto a suo tempo un CD, una cassetta. Sì, le famose cassette che alle prime dieci, la famosa cassetta. Sì, quando ero quattro pezzi, è ricco. È ricco. Ne vede in fiamme e poi via dicendo, sì, quando ero piccolito. E Lanfranco comunque non ha scritto soltanto canzoni romane, bensì ha fatto anche alcune canzoni italiane. Questa sera, visto che c'è l'aria, io farei cantare una canzone italiana di Lanfranco, per sapere anche com'è esce Lanfranco. Ilaria? Questa non lo sapevo, mi ha preso la sprovvista, vedi? Bravi, tutti e due, complimenti. Sono facciamo contento, ascoltare la canzone che è arrivata, pensa Fabrizio, fino alle selezioni finali di Sanremo Giovani, vero Lanfranco? Sì. Allora, tu dove sei? Tu dove sei il titolo? Sì. No, perché pensavi con me, tu no, io sto sempre non era... qua. Tu dove sei? Tu dove sei? Qua. Ti dove sei? Di Roma. Di Roma. Signori, Ilaria Teti. Aprile e per la prima volta io ti ho incontrato. Era di sera e per la prima volta tu mi hai baciato. Era d'aprile e per la prima volta sei stato mio, ma poi sei andato via. Non ti ho visto più. Tu dove sei? Tu cosa fai? Ti aspetto come sempre, dove stai? Io spero ancora che ritornerai. Eri diverso, dolce come un sogno in una favola. Eri diverso, dolce come un sogno in una favola. Ma sei andato via e non ti ho visto più. Come sempre.
grazie. Grande Ilaria. Grazie. E così abbiamo voce, scoperto, ragazzi, anche Lanfranco. Bellissima voce. Peccato che ti hanno buttato fuori al Festival di Sanremo. Sti fidi una buona... No, no.